Ciao a tutti ragazzi da FreeKicks Italian. Oggi, come avevamo promesso, in realtà dovevamo andare a provare il nuovo pallone, l'Adidas Cafusa, però a causa del tempo non siamo riusciti a provarlo. In Non siamo rimasti con compenso, le mani in mano esatto. perché abbiamo sbiancato il Tango 12, pallone usato Per 6-7 tantissimo, mesi. 6-7 mesi di fila, tutto nero all'inizio, adesso col nuovo metodo Sembra diventato bianco. un po' più bianco. Diciamo che sembra nuovo, a parte Esatto. alcune macchie che sono rimaste, ma. Allora, praticamente oggi vi vorremmo mostrare un metodo per pulire i palloni e farli tornare più o meno come erano Allora, all'inizio. prendiamo questo bellissimo Jabulani Capitano del Milan. Che purtroppo, Come potete vedere, abbiamo purtroppo. già iniziato a sbiancare in questa parte, sembra nuovo qua, e in questa parte qua. Siccome è un lavoro lungo, bisogna avere soprattutto molto polso, Polso e tempo, perché ce perché ne cavolo, ce ne vuole. vuole. Proviamo a sbiancare insieme a voi questo cuscinetto tutto nero di Milan. Allora, innanzitutto abbiamo a disposizione la tannichetta dell'alcol, poi una spugnetta e una bacinella. Diciamo che così sono più contenti i genitori che non puliscono per terra. Quindi, Allora, quindi allora, tu metti il pallone nella bacinella. rovesciate un po' d'alcol sopra la Su, spugnetta. Ecco, sì, e poi e il procedimento è questo. La spugnetta deve iniziate essere un po' umida. Iniziate a strofinare a strofinare forte sul cuscinetto. Perché forse devi bagnare un po' di più. No, ma Colore. ce la facciamo. Praticamente, poi è tutta questione di trovare un metodo per, diciamo, per far meno fatica, perché comunque essendo i palloni abbastanza anche grossi, ci vuole un po' prima di pulirlo del tutto. Non peraltro, questo è un lavoro che richiede più o meno per pulire un pallone bene, richiede Un'oretta, un'oretta, mezz'oretta, dai, se mezz'oretta 45. se avete la forza, perché Sì, poi dipende dopo anche un da po' quello, a perché strofinare. dopo un po' fa male anche il braccio, poveretto, che insomma non è bionico. Allora, qua. Questa è una gran cazzata. Ok, qua più o meno abbiamo finito, come potete vedere. Guardate com'è adesso rispetto a com'era prima. Certo, poi bisogna definire un po' gli angoli, però diciamo che Questo è diciamo che migliorato totalmente. diciamo che se uno poi ha voglia di pulirsi tutto il pallone, come abbiamo detto, sono 45 minuti minimo di lavoro Però intenso. ragazzi, per i palloni questo è altro, perché ad esempio io e il mio amico amiamo tantissimo, questi sono parte della famiglia, dai, Esatto, sono come diciamo. fratelli, Quindi quindi bisogna puliti trattarli anche una bene. soddisfazione. Vabbè, Un ragazzi, saluto da FreeKicks dopo Italian questo vi salutiamo e vi promettiamo che ritorneremo con nuovi video, soprattutto con il test dell'Adidas e che Cafusa. è stato già contestato per la sua leggerezza e i suoi effetti negativi. Proveremo. Un saluto da FreeKicks Italia.